a Paolo e andiamo a concludere questo primo giro di interventi, poi lasceremo lo spazio anche alle domande dal pubblico, quindi insomma avremo modo di magari tornare su alcuni aspetti tratteggiati anche dall'intervento di Paolo. E andiamo a concludere appunto con Sandro Mezzadra. E, partendo un po' da uno degli ultimi articoli che è scritto, che è stato pubblicato sul Manifesto, è stato ripreso da Euronomade, che tocca la questione, vabbè, che è già tratteggiato ampiamente in molti saggi, della libertà di movimento. Insomma, sono partito anche dall'introduzione, puntando molto anche su come le politiche di fatto, le politiche di governo della mobilità migrante, del governo delle migrazioni, cercano di bloccare, no, questa libertà di movimento. Tu in questo articolo parli della necessità di lavorare collettivamente a un progetto capace di assumere la questione dei confini, della violenza dei confini e della libertà di movimento, andando oltre a questioni che possono venire ritenute settoriali o peggio marginali, cioè spesso si pensa che parlare di migranti sia una questione da addetti ai lavori, no? Sia una questione che coinvolge solo chi poi tratta di questa tematica. In realtà coinvolge direttamente tutti quanti perché disegna immediatamente la società nella quale vogliamo vivere, la società nella quale auspichiamo vivere. Quindi su questo tu dai una lettura di iniziare a parlare proprio di questione sociale più aperta. Quindi ti chiederei di partire da qua, poi ovviamente sappiamo che sei anche membro di Mediterranea ancora la Mare Ionio sotto sequestro probatorio, anche a Mediterranea. Da questo palco siamo a fianco e vogliamo che la nave possa tornare libera a solcare i mari del Mediterraneo. Ti lascio qui. Bene, io intanto vi ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere tornare allo Sherwood Festival e discutere con voi un tema che mi sembra particolarmente urgente, appunto quello dei confini. Oggi attorno ai confini si combattono battaglie di straordinaria intensità. Questo accade nel Mediterraneo, accade lungo la cosiddetta rotta balcanica, ma accade anche altrove nel mondo, accade naturalmente sul confine tra Stati Uniti e Messico. Accade sul confine tra India e Bangladesh, per fare soltanto un esempio non canonico. Effettivamente, oggi i confini sono luogo di conflitto e di un conflitto in cui spesso è in gioco la vita e la morte di donne, uomini, bambini in movimento. Credo che si possa dire che una caratteristica della congiuntura globale che stiamo vivendo sia la tendenza al rafforzamento dei confini. Ma di fronte a questo rafforzamento dei confini, continua a manifestarsi l'ostinazione, la determinazione della sfida che i migranti portano ai confini. E io credo che questo sia un punto fondamentale. È indispensabile descrivere il rafforzamento dei confini. È indispensabile descrivere l'affinamento delle tecniche di controllo, ma ancora più importante è mettere in luce, è enfatizzare
la formidabile tensione alla libertà che sostiene la sfida che i migranti portano quotidianamente ai confini, sia pure pagando spesso un prezzo intollerabile. Ed è questa tensione che risuona poi con mille differenze con le nostre pratiche, con le pratiche che quotidianamente mettiamo in campo per costruire spazi di libertà e di uguaglianza in questa società, pur in una situazione oggettivamente molto difficile. Dicevo, rafforzamento dei confini. Certamente questo rafforzamento dei confini ha fatto segnare negli ultimi 2-3 anni un salto di qualità, un salto di paradigma. La criminalizzazione della solidarietà e dell'intervento umanitario trasforma radicalmente i paesaggi di confine, paesaggi al cui interno a lungo le organizzazioni non governative, le organizzazioni per i diritti umani erano state attori assolutamente legittimi e riconosciuti, tanto che molti di noi avevano criticato la svolta governamentale della ragione umanitaria. Beh, oggi siamo di fronte a un cambiamento radicale a questo riguardo, lo ripeto, siamo di fronte alla criminalizzazione della solidarietà e dell'intervento umanitario. A questa criminalizzazione reagisce un movimento composito, un movimento molto largo, che nella nostra società, nella società italiana, coinvolge l'associazionismo laico e cattolico, coinvolge centri sociali e amministrazioni municipali. Dentro questa composizione così eterogenea, che si batte per i porti aperti, per sostenere interventi come quelli della Sea-Watch o di Mediterranea, certo, sono prevalenti motivazioni di carattere umanitario, è prevalente il riferimento ai diritti umani o allo Stato di diritto. Io credo che questo tipo di reazione sia straordinariamente importante, sia importante perché sedimenta un livello etico di rifiuto, e il livello etico, quando è un livello di massa, è qualcosa di assolutamente materiale. Tuttavia, io sono convinto, l'ho scritto spesso anche nell'articolo che è stato appena ricordato, che umanitarismo, diritti umani, Stato di diritto non bastino, non siano sufficienti a definire un discorso e una pratica capace di fare fronte alla situazione in cui ci troviamo e possibilmente di rovesciarla. Noi abbiamo bisogno di un discorso politico che possa nutrire pratiche non solamente difensive, resistenziali, che possa nutrire pratiche capaci di aprire nuovi terreni di scontro e di sperimentazione politica dal basso. È attorno ai confini che questo discorso e queste pratiche devono essere inventati, e ci sono oggi le condizioni
per lavorare collettivamente a inventarli. Io sono stato tra i promotori dell'operazione Mediterranea. Mediterranea ha tentato di inserirsi dentro e contro la criminalizzazione dell'intervento umanitario per aprire esattamente un nuovo spazio, per aprire un nuovo spazio a partire dalla politicizzazione dell'intervento di ricerca e soccorso. Di quell'intervento di ricerca e soccorso che nell'esperienza delle organizzazioni non governative è sempre stato un intervento di carattere neutrale, non politico. Noi abbiamo cercato invece di politicizzare l'intervento in mare, l'intervento nella zona SAR libica che è stata precedentemente ricordata. E come abbiamo cercato di politicizzare l'intervento in mare? Beh, legandolo direttamente alla terra, legandolo direttamente a un tentativo di costruire, moltiplicare ponti tra il mare e la terra, a un tentativo di negare che quello che accade nel Mediterraneo sia qualcosa di marginale rispetto a quello che accade nel paese, guardando in primo luogo alle esperienze di lotta, di organizzazione dei migranti e delle migranti in Italia. È dentro queste esperienze di lotta e di organizzazione che abbiamo cercato di ancorare l'intervento in mare. E non soltanto dentro quel tessuto largo di solidarietà di cui parlavo in precedenza. Fondamentale per Mediterranea è stato fin dall'inizio l'intervento all'interno delle città. E l'intervento all'interno delle città significa costruire relazioni con una molteplicità di attori e lavorare alla costruzione di coalizioni che sappiano certamente sostenere l'intervento in mare, esprimere solidarietà alle donne, gli uomini, i bambini che attraversano il Mediterraneo, ma che sappiano anche costruire vertenze all'interno delle città. Vedete, l'esempio forse migliore di questa pratica all'interno delle città è quello che è successo l'11 di giugno a Bologna di fronte alla decisione prefettizia di deportare 150 migranti dal hub di Via Mattei a Caltanissetta. La mobilitazione è stata effettivamente straordinaria ed è stata la mobilitazione di una coalizione larga, eterogenea e capace di vincere. Evidentemente non è stata Mediterranea a costruire quella giornata, ma altrettanto evidentemente Mediterranea ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di quella lotta. Io credo che si possa da qui ricavare qualche lezione. Qualche lezione rispetto a una questione che mi pare particolarmente importante,
e cioè la questione della libertà di movimento. Il nostro intervento attorno ai confini è un intervento che ha spesso impiegato la parola d'ordine della libertà di movimento. Una libertà di movimento che non si esaurisce nel momento in cui viene attraversato un confine internazionale, perché appunto i confini si moltiplicano e i confini segnano l'esperienza, la vita quotidiana dei migranti, delle migranti e sempre più anche di soggetti che migranti non sono. Ecco, a fronte di questa situazione, che cosa vuol dire libertà di movimento? Libertà di movimento come diritto umano? Beh, io non penso sinceramente che sia una via molto promettente quella di considerare la libertà di movimento un diritto umano. Penso che la libertà di movimento indichi un terreno di conflitto e di lotta, un terreno in cui il fronteggiamento quotidiano dei confini può nutrire pratiche che si generalizzano, che vanno al di là dell'esperienza dei migranti e delle migranti, per diventare pratiche generali, pratiche che fanno della libertà di movimento un elemento di programma attorno a cui costruire coalizioni e sperimentare azione politica. È evidente che da questo punto di vista il terreno di scontro che la parola d'ordine della libertà di movimento apre è un terreno di scontro assolutamente materiale, in cui in primo luogo la battaglia deve essere portata sul lavoro e sul non lavoro, ovvero sul lavoro così come oggi si presenta nella società capitalistica in cui viviamo. Anche da questo punto di vista, partire dall'esperienza migrante del lavoro può illuminare complessivamente le trasformazioni che abbiamo vissuto negli ultimi decenni del lavoro e può darci una chiave di lettura efficace della questione sociale nel suo complesso. Io credo che non sia in alcun modo possibile, anche se avviene all'interno della sinistra in Italia e in altri paesi, contrapporre la questione sociale, la questione delle migrazioni e la questione dei confini. Queste questioni devono essere affrontate complessivamente, insieme, se vogliamo avere una prospettiva che non sia, appunto, come dicevo prima, una prospettiva esclusivamente di difesa e di resistenza, ma che sia invece la prospettiva dell'apertura di spazi realmente nuovi, di lotta e di conquiste politiche. Grazie.